Professore, nel caso l'Italia decidesse di uscire dall'euro, quali misure dovrebbe adottare lo Stato italiano? Le problematiche più ricorrenti riguardano la gestione del sistema bancario, la svalutazione della nuova lira e il debito pubblico. Bisognerebbe mettere in campo misure di restrizione alla libera circolazione dei capitali? Questa è una questione che non è che ti posso rispondere facilmente perché diciamo che ci sono stati dei casi dove sono usciti, per esempio penso all'Argentina nel 2001, dove non era lo stesso perché lì non era un paese completamente dollarizzato, cioè avevano un currency board che era, cioè ritenevano sempre il peso argentino lì. Però anche loro a un certo punto quando hanno abolito il currency board questo ha creato dei problemi enormi per loro e dunque ogni paese che si deve ritirare dall'euro attualmente è chiaro che subirebbe degli effetti enormi, probabilmente perché normalmente questo paese si ritira perché fa, come si dice, c'è default, c'è un problema di solvabilità, non arriva più a pagare, come abbiamo visto con la Grecia, e se gli altri governi non vogliono più aiutare la Grecia, si ritira a quel punto. Perché penso che sarebbe sotto queste condizioni che potrebbe succedere in realtà, non che si decide così, penso. Ma dipende in che modo ponete la questione, perché secondo me se si ritira in un modo organizzato dall'inizio si potrebbe meglio pianificare e di fare il necessario per evitare il peggio delle cose, perché se invece lo fa sotto delle condizioni di insolvabilità lì diventa una specie di pariah internazionale il paese e dunque avrà difficoltà a trovare finanziamento. Per poter anche, per esempio, mantenere dei scambi con altri paesi, eccetera, quando è in una situazione dove non c'è più moneta, deve creare la sua nuova moneta, la può creare facilmente, ma ci vorrà tempo per aggiustare a questa situazione nuova. E dunque, ritornare alla lira, per esempio. In che senso? È chiaro che lo può esigere facilmente perché legalmente diventa la nuova moneta, dunque lo Stato decide che è legal tender, qualcosa che è legale che dobbiamo, e non altre monete possono circolare. E secondo, come si sa benissimo dal cartellismo, che può imporre le tasse in quella nuova moneta, dunque crea necessariamente una domanda per quella moneta lì. Ma la realtà è che ci sarebbe dei periodi di transizione e l'abbiamo visto in parecchi di questi paesi in America Latina, quando si sono, come detto l'Argentina per esempio, c'è una grande parte che anche adesso è mezzo dollarizzato lì. Io sono stato in Buenos Aires l'anno 2012, lì mi ricordo, quasi 2 anni fa adesso, e da nuovo potete trovare facilmente quelle che sono pronte ad accettare in dollari americani lì. Perché perché c'è sempre questa preoccupazione che sono una specie di divisa debole, okay? E quando avete subito questo tipo di esperienza di insolvabilità crea quasi una cultura interna che è una moneta debole, no? E dunque è molto importante di poter evitare questo tipo di situazione, ma non è semplice. Quello che dico è, per quello che dico c'è un pericolo di fare questo tipo di cose, perché non è, questa è una prima cosa, dico che non può facilmente andare da euro a lira da nuovo, anche se legalmente lo può imporre, tra virgolette, perché ci sono tante attività che possono rimanere euro, se tutti i paesi intorno ritengono l'euro, capisci? E per questo motivo che stavo dicendo che io, se guardiamo il caso di certi paesi dell'America Latina, io penso che questo dimostra abbastanza bene che si deve immaginare un tale situazione. Ma stavo dicendo che da un lato c'è questo problema lì, no? E c'è anche il pericolo della uscita dei capitali, ma lì
Già abbiamo visto come tramite l'euro, in certo senso, abbiamo visto già, se ti ricordi, c'era quella situazione dove in Cipro, in Cyprus, dove avevano bloccato l'uscita a un certo punto. Ma quello che succederebbe in questo caso, quando agisce così in un modo più generale, come aveva suggerito per esempio Warren Mosler, come questione. In realtà impedisce il funzionamento del sistema dell'unione monetaria, perché quando non c'è più capacità di poter avere la mobilità dei depositi tra paesi, vuol dire che un euro in Italia non è lo stesso dell'euro che in Francia o che in Germania, e dunque diventa un problema. Cioè per l'esistenza stessa dell'euro come moneta supranazionale, tra tutti i generi, perché diventa quasi come delle euro separati. È come per dire in Canada abbiamo una moneta per quelli che vivono nell'Ontario, qui in una provincia, e un'altra nell'altra provincia a fianco, nel Quebec o in Alberta o altri posti, che tramite il fatto che non possiamo muovere il capitale. La moneta da uno all'altro. Se non possiamo fare quello, è chiaro che non c'è più un'unione monetaria. E dunque, d'accordo, si può fare questo qui, ma in certo senso, de facto, non è più un'unione monetaria quando si fa quello, secondo me. E dunque, quello che è successo in Cipro, in parte lo dimostra, secondo me, che diventa un problema lì. Solamente che è un piccolissimo paese, dunque non ha avuto l'effetto. Ma immaginiamo un paese come la Spagna, per esempio, tutto un colpo non permette più l'uscita dei fondi verso la Germania, come è successo infatti negli ultimi anni. Questo qui avrebbe un effetto enorme di poter mantenersi nell'euro. Ma sarebbe un modo di impedire come devo dire, sarebbe un modo di permettere ai governi di avere più flessibilità nel modo di agire, ma però impedirebbe la convertibilità di una moneta di un paese all'altro. E dunque mancanza di convertibilità vuol dire che non è più un'unione. E basta, no? Poteva essere invece di dire euro di Cipro, sarebbe dracma, non so, un'altra moneta in realtà, perché non c'è più convertibilità, ma o metà convertibilità in certo senso, se dipende da quello che è permesso per la parte quello che è illegale. Dunque siamo in un altro sistema qui. Ma per ritornare sulla questione cioè di ritornare alle monete nazionali, io penso che è possibile, è ovvio, e abbiamo tante esperienze storiche che dimostrano che è possibile, però c'è un costo enorme. Ma c'è anche un costo enorme mantenersi in una situazione che esiste attualmente pure. Dunque si deve vedere quello che si può fare, sia si può continuare lo status come esiste, o continuare cioè accettare il costo dell'aggiustamento, diciamo, uscendo dall'euro, che potrebbe anche essere enorme, però dipende dalle condizioni in cui esce, quella che è la cosa più importante. Come detto, se esce come un'unione che sta crollando lì come paese, è differente se uno decide in un modo sano e chiaro che noi non vogliamo più queste monete, basta. Facendo questo qui, io penso che può uscire in modo molto più, si può meglio pianificare e uscire senza avere tanti danni che potrebbero colpire un paese che si trova in svantaggio completo vis-à-vis la finanza internazionale quando si ritira in modo, cioè, come devo dire, come un mendicante che si ritira perché non può più pagare. E io penso che è lì che è la differenza, secondo me, ma è assolutamente possibile farlo. E il fatto di controllo delle uscite del capitale, io penso che è meno importante, ha la capacità di poter mostrare alle
cioè alle finanze internazionali, perché lì sarebbe il problema per i paesi, che loro non è solamente un problema interno, ma quando c'è gli scambi con altri paesi, per esempio si importa il petrolio, è un esempio pratico, l'Italia diciamo, e si vuole tirare. Adesso pagare in che? Se non ha la capacità di poter avere dei finanziamenti di aiuto dalle banche internazionali per poter mantenere, in caso mai non ha la capacità di esportare facilmente ad altri paesi, dipende, come dicevo, dipende dalle condizioni in cui si troverà a quel momento. Ma se c'è questi problemi, ha bisogno di un appoggio a livello internazionale, si sarebbe quello lì. È ovvio, secondo me, che questo qui dovrebbero fare tutto quello che è necessario per evitare una situazione dove non è più capace di manco pagare le entrate del petrolio che potrebbe importare. Dunque, è lì che diventa un problema per i paesi. Non a livello interno, perché a livello interno non c'è problema, puoi imporre la moneta che vuoi e cambiare, tutti i salari vengono pagati da noi in lire, basta, eccetera, eccetera. Ma il problema è a livello internazionale, il riconoscimento della lira e come poter finalmente mantenere fondamentalmente, come dico, pagare l'importazione. Perché sicuramente ci sarebbero continue svalutazioni per un periodo, probabilmente. Infatti, uno dovrebbe immaginare che Dio lo sa, per un certo periodo ci sarà veramente, molti avrebbero paura di mantenere soldi in lire perché diventa una situazione più instabile. E lì, da nuovo, come ti dicevo, no? Dipende com'è l'uscita: se è una uscita che veramente è fracassosa, che c'è un problema grave, come con la Grecia. Lì è chiaro che parecchi non vorrebbero più mantenere soldi anche in dracma in questo caso, e sarebbe lo stesso per l'Italia, immaginerebbe. Ma le condizioni sono molto importanti Warren Mosler propone di non convertire depositi bancari denominati in euro. Questo eviterebbe fuga di capitali e bank run. La ritiene una soluzione sensata? lì. Beh, io sì, capisco bene, l'idea di non convertire i depositi bancari che sono attualmente in euro è per evitare che c'è una fuga. Però il problema qui è che crea una specie di speculazione, perché è chiaro che se si rimette, cioè se si impone la lira per le attività nazionali, però potresti avere i depositi in euro, porterebbe una forte svalutazione della lira, nel senso che c'è sempre questa pressione. Quando c'è il minimo di problemi, tutti vorrebbero detenere i depositi in euro. Va bene? E lì è che, d'accordo, potrebbe da un lato aiutare di non fare scapparli. Ma dall'altro lato, se c'è un problema interno, diventa più esplosiva la situazione, perché porterebbe sicuramente a un più drastico svalutazione della lira a causa di questo qui. Invece, se non li puoi più far uscire completamente, perché se tu ce l'hai in lire i depositi e li vuoi far uscire, d'accordo, però c'è una forte perdita del capitale se si svaluta la lira. Invece, se ce l'hai in depositi in euro, tutti sarebbero portati a voler mantenere i loro depositi in euro. E io non sono convinto che questa qui sarebbe una cosa tanto buona, perché porterebbe a una più difficoltà quando se c'è mai un problema, e sicuramente ci saranno problemi. Se si rimette alla lira, sicuramente ci sarà un periodo di transizione, come dicevi, dove ci saranno problemi. Allora, ogni volta che c'è una cosa che spaventa un po' la gente, ti porta a far crollare ancora di più la lira, per niente, diciamo, tramite questo tipo di separazione. Allora, non so, personalmente, se la capisco bene, io non credo che sarebbe tanta buona l'idea.
propriamente perché potrebbe esagerare le fluttuazioni della divisa nazionale in questo caso, invece di attenuare l'effetto.